Benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, vi avevo detto che volevo fare colazione insieme a voi. Come avrete visto, penso dalla pezzo di video precedente, mi sono già preparata, mi sono portata avanti. Ho preparato questo kiwi a fettine con lo skyr e un po' di dolcificante e poi ho preparato il mio caro caffè che se non c'è la mattina io non riesco nemmeno a parlare e io me lo faccio molto lungo. Questo è il caffè della Jerez, sarebbe praticamente la marca che trovate all'Eurospin di capsule compatibili con la Dolce Gusto. Mi ci sto trovando benissimo, amo quello intenso, ma adoro, adoro, adoro quello diciamo decaffeinato. Comunque, voi lo sapete, insomma, io cerco di dirvi cose così alla random, come che magari vi possono servire o esservi utile. Sappiate che comunque io mi sto squagliando in questo preciso momento. Allora, avevamo detto che magari insieme facevamo colazione e vi facevo vedere dei biscottini. Vi avevo fatto vedere nel video precedente, credo a questo, non so se metterò subito questo. Comunque, di qua si uscirà quel pallino perché io con questo pallino ogni tanto ci litigo, quindi non sempre mi esce. Ma se mi dovesse uscire, lui vi ricorderà che nel vecchio video avevo comprato questi biscotti, vecchio video spesa, e li volevo provare insieme a voi. Poi, dato che ieri mi sono trovata un po' nei supermercati, sempre con l'aiuto di Santo Subito, ho trovato, perché poi bisogna leggere bene le tabelle nutrizionali, perché ci sono alcuni tipi di biscotti che sembrano dietetici, cioè ci scrivono tante cosarelle vicino, senza grassi, senza questo, senza quello. Se non c'è il grasso c'è lo zucchero, se c'è meno zucchero ci stanno altre schifezzuole, quindi diciamo che e non è facile, ecco, trovare dei biscotti che non siano tanto, diciamo, pesanti a livello calorico, ma che abbiano pure degli ingredienti decenti. Abbiamo trovato questi qui di questo marchio Cerebelle, Leggeriso. Praticamente c'è scritto meno 60% di grassi rispetto ai forlini più venduti. Vabbè, senza olio di palma, che non ha mai ucciso nessuno, però vabbè. Vabbè, deliziosi con lo yogurt, insomma. Io poi, se riesco, nel frattempo che ve ne parlo, vi metto anche un pezzettino di video per farvi vedere le tabelle nutrizionali di questi biscotti. E poi ho preso questo qua senza zuccheri aggiunti. Questi, se non mi sbaglio, un po' di tempo fa li avevo provato, ma non ricordo, li avevo provati, ma oggi non ce la faccio. Avevo provato questi qua, però non mi ricordo se erano quelli allo yogurt o questi qua con le goccine di cioccolato. Mi ricordo che però per essere dei biscotti che hanno 99 calorie per 3 biscotti, quindi siamo sulle 33 calorie. 33? Sì. La matematica non è un'opinione, Rosa. Comunque, vabbè, in pratica qui siamo sulle 33 calorie a biscotto, qui sono 23 addirittura calorie a biscotto. Io vi dico le calorie, ma in realtà quello che a me interessa è il fatto che comunque siano anche bassi sia a livello di grassi che a livello di zuccheri. Ovviamente vi metto un mini video che vi fa vedere tutte le tabelle nutrizionali dei vari pacchi di biscotti, così che vi potete regolare. Non mi metto a leggere tutti i grassi, cose del genere. Questi qua invece sono 28, ecco, ma perché sempre storte le cose? 28 calorie. E se non mi sbaglio, questi qua hanno per 100 grammi anche pochi grassi, fibre sì, 67 di carboidrati, di cui però zuccheri non tantissimi, quindi più che altro, più che i carboidrati dovete guardare gli zuccheri, perché se avete problemi proprio con lo zucchero come ce li ho io, per me questo è importante. Di qua invece abbiamo 41 calorie, quindi questi sono i più calorici tra tutti quelli che ho comprato. Siamo sulle 41 calorie, carboidrati però zuccheri 22,3 per 100 grammi. Vediamo la differenza con questi, ad esempio, zuccheri per 100 grammi, qui siamo sui 26 per esempio, quindi dipende, vedete, questi sono più calorici, però hanno meno zuccheri rispetto a questi, perciò vi dico,
Ognuno deve guardare la tabella nutrizionale nel frattempo che io mi squaglio, la tabella nutrizionale come meglio gli pare, ecco, insomma, a seconda delle proprie esigenze. C'è chi non può assumere troppi grassi, come nel mio caso, c'è chi magari ha più problemi con gli zuccheri. Io se evito entrambi faccio anche bene. Per cui, insomma, adesso vediamo. Voglio andare ad aprile, allora, ad aprile, sì, no, siamo verso fine giugno, oggi è il 1º giugno, come vuole il tempo. Apriamo questi qua, ve li voglio far vedere un pochettino da vicino, cioè come è fatto il biscotto di per sé. Madonna, c'hanno un profumo, mamma mia. Allora, mi piace, sono carini, ora bisogna vedere se... Ma sono proprio così, ah sì, vedete. Cioè, vi faccio vedere da vicino come sono, eccoli. Sono carini, guardate, no, guardate, io mi sono presa per appoggiare i biscotti, il caffè lo farò cadere sicuramente. Questa cosa qua che ha comprato mio padre della Foxy, con le bamboline giapponesi sopra, cioè è meravigliosa. Comunque, primo biscotto, poi apriamo questi qua. Questi qui sono in monoporzioni, 8 monoporzioni, però non so da quanto, dovrebbero essere direttamente da 3. Quindi sì, ma questi hanno un profumo di cioccolato stupendo. Ah, ma sono piccolini, guardate quanto sono carini. Allora, non sono una persona seria. Sono così e sono in monoporzioni da 3, quindi sono direttamente 99 calorie ogni cosino di questi. Vediamo un po'. Senza zuccheri, questa cosa di senza zuccheri aggiunti mi rende felice. In effetti hanno solo 1,4 grammi di zuccheri per 100 grammi, quindi è pochissimo. Carboidrati, vabbè, ovviamente c'è la farina, cioè nel senso, però farina di frumento, edulcoranti, ecco perché ci mettono gli edulcoranti al posto dello zucchero, farina integrale, comunque sono a base di farina integrale, soia. Diciamo che a livello di... Vediamo se riesco, che lo sto facendo col cellulare. Sono storti. Ma perché metto sempre le cose storte? Raga, ma ci fate caso che io... Ma forse sono storta io e metto pure le cose storte. Non è una cosa normale. Comunque questi qua. Poi apriamo questi riso sul riso e vediamo come sono confezionati. Io non so se sarà un video utile, simpatico no perché io non sono simpatico, però qualcosa che vi possa essere utile. Ho comprato pure dei nuovi, come si dice? No, no, vabbè, regà. Mamma mia, che profumo! Cioè, io non, sono già proprio al cioccolato, sì, si sentono che sono... Mamma mia, ve li faccio vedere, sono così. Queste sono da 4. Quindi confezioni da 4, ogni confezione quante calorie sono? Sono 41 calorie al biscotto, 4, 8, 16, 20, 270. No, rosa. 3 biscotti. Vabbè, fatevi voi il calcolo perché se aspettate a me facciamo notte. Comunque, sono 41 calorie al biscotto, queste qua, vi ho detto, sono quelle là un pochino più, diciamo, golosetti, però... Sinceramente si vede che, vabbè, adesso vediamo. Comunque mi sembrano strong questi qua. E poi ci sono questi qua che invece sono quelli, diciamo, che hanno meno calorie forse di tutti. No, vediamo un po'. Questi 28, quelli mi pare 23, quindi questi qua sono quelli, diciamo, intermedi. Vediamo un pochettino. Non li avevo mai trovati questi, li ho scovati tanto subito in realtà. Pure hanno un buon profumo, però... Non si sente tanto dalla confezione come gli altri due. Ah, questi qua invece sono da 8 addirittura le confezioni. Sono un po' grandi. Secondo me hanno fatto meglio questi qua che ne hanno messi solo 3. Perché forse come confezione metterne 8, già 6 penso che sarebbero bastati. Comunque, adesso andiamo. Allora, me li metto uno ogni biscotto su. Mamma mia. No, no, aperta la confezione, guardate, ci sono tantissime gocce di cioccolato, quindi sono carini pure questi qua. Vado ad aprire ogni confezione, così ne assaggiamo insieme uno e vediamo come sono. Questi qua sono i Mulino Bianco, ve li faccio vedere perché sennò poi uno si dimentica, e quindi i Mulino Bianco. Poi qui ci sono i...
i granchi, questi qua, riso sul riso. Sì, questi sono i riso sul riso. Vediamo un po'. Ecco qua, questa per esempio sono più calorici, ma hanno fatto una confezione da 4, quindi alla fine comunque le porzioni sono fatte abbastanza bene. E ce li abbiamo tutti quanti qui, eccoli. Ve li faccio vedere i miei biscottini, così ne assaggiamo uno alla volta e vediamo come sono. Da quale comincio? Non lo so. Allora, mi fanno gola questi qua perché devo capire come sono, quindi sono questi. Ci metto un po' di yogurt. Buonissimi. Questi hanno, quanto hanno, 23 calorie a biscotto. Vabbè, da qua non lo vedrete. Buone. Buone, dolci, non troppo dolci. Non ne ho oggi parlare mentre mangio, scusatemi, però i due assaggi sono dolci, il giusto, ma ci sono queste pepite sopra, insomma vi faccio vedere, queste sono stati furbetti perché ci hanno messo questo riso soffiato così caramellato sopra, che dà un buonissimo sapore. Buoni. Ovviamente vanno inzuppati questi qua, però si può fare. Bravi, bravi, mi sono piaciuti. Non molto dolci, per chi non piace il sapore troppo troppo dolce. A me sono piaciuti, quindi assaggiateli se siete a dieta, se comunque potete mangiare dei biscotti insomma un po' più leggeri. Avevamo trovato lo stesso tipo, ragazzi, con i fichi. E sempre queste pepite caramellate sopra, così le avevo trovate santo subito. Io però non le avevo voluti prendere, italiano, non le ho voluti prendere perché erano un pochino più calorici. Ho preferito questi qua perché comunque nella mattinata posso mangiarne all'incirca 35-40 grammi, quindi se ma per una questione proprio di calcolo calorico, ecco, insomma, vabbè, alimentazione un pochino controllata, no? Quindi se vado ad esagerare, magari con questi qua me ne posso mangiare pure 5-6 la mattina, quindi è comunque più soddisfacente, ecco, sono buoni, mi piacciono. Poi proviamo questi qui, questi. Questo video verrà lunghissimo, però vabbè, fate colazione insieme a me, io poi mi sono fatta sto bel kiwi che... Cioè... Il kiwi la mattina io avevo paura di mangiarlo, invece è buonissimo, a parte che fa benissimo, quindi andatevi ad informare sulle proprietà dei kiwi, ma con lo yogurt e un pochettino di dolcificante fate una colazione ad hoc, 2-3 biscottini, insomma 4 biscottini, io ora sto provando uno, vediamo un po', qui pure ci sono abbastanza gocce di cioccolato, ma questo. Allora, sono meno dolci di quelli, meno dolci di questi qua, cioè stranamente questi qua, perché hanno queste cosine di riso caramellato sopra, sono, però ovviamente sono senza zuccheri aggiunti, quindi si sente la farina integrale, si sentono le gocce di cioccolato, questo sì, però sono poco dolci, ma a me piacciono, perché a me le cose non troppo dolci io le preferisco. Quindi per me sono promossi anche questi. Se non vi piacciono le cose poco dolci, non li prendete, perché anche il cioccolato che è dentro si sente che è fondente. Io penso sia proprio fondente extra, perché qua ci sta scritto pasta di cacao, però si sente proprio il cioccolato, ma non è il cioccolato al latte, si sente proprio quel retrogusto di cioccolato fondente, farina integrale, però sono buone. Vediamo un attimino, no, questi me li lascio alla fine, questi Vita Mia, se sono un pochettino più dolci di quelli, sono questi, e questi sono pieni 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 di pepite di cioccolato, vediamo un pochino,
Queste sono 28 calorie contro. E poi c'è la memoria di un pesciolino rosso, cioè. Contro 28 contro le 33 di questo qua. E vi dirò. Sono simili. Quindi per delle calorie comunque meno, allora di là avete meno zuccheri, qui avete più zuccheri, ok? Però ci saranno, penso, meno grassi, comunque in qualche modo hanno messo delle calorie in meno. Quindi se dovessi scegliere tra riprendere quelli e questi, mi viene difficile perché sono simili, ma questi sono leggermente più dolci e poi si sentono di più le pepite di cioccolato, quindi dato che sono meno calorici io andrei su questi tra i due. Però mi sono piaciuti tanto pure quelli là, vi ripeto, è gusto personale, perché in realtà a me le cose troppo dolci non piacciono. Bevo il caffè, ok, e adesso loro, gli ultimi. Vediamo un attimino come sono questi qua. Sono il riso sul riso. Questi me li avete consigliati tutti. Tutti mi avete detto sono buoni, sono buoni. Però si vede pure che sono un pochino più, perché qui c'è lo zucchero. Allora, grano tenero, di farina di grano tenero di tipo 2. Riso. Farina di riso, riso soffiato, zucchero, cioccolato al 12% di cioccolato. Però c'è, vabbè, quello che c'è nel cioccolato. Olio di girasole, arancia candita. Insomma, c'è qualcosina in più a livello di ingredienti. Gli zuccheri sono 22,3 per 100 grammi, però non hanno molti grassi questi qua, 12,5. Vediamo questi altri, perché questi qua ne sono piaciuti parecchio. Per ora questi qua, secondo me, dato che comunque hanno una quota calorica abbastanza bassa, sono tra i miei preferiti. Peccato che è difficile trovarli, perché, ma perché li metto, li sto mettendo storti, perché sto leggendo la cosa che l'hanno messa al contrario. 22 di zuccheri, qui di zuccheri sono 1,9, però hanno messo polioli e amido, cioè hanno messo altri tipi di zuccheri che fanno un pochino meno male. Invece i grassi 12,5, mentre qua 21, quindi stranamente hanno più grassi questi che questi qua. Quindi è strana questa cosa, probabilmente le calorie in più di questi qua è perché c'è più cioccolato, più, vedete, riso soffiato, insomma ci sono più cose particolari. Quindi direi che questi a livello nutrizionale, nonostante gli altri hanno un valore, diciamo, di calorico più basso, devo dire che sono fatti bene. Non sono male, vedete? All'interno sono doppi e sembra quasi come se avessero un qualcosa di morbido dentro. In realtà non è, che dentro sono un pochino più pieni di cacao, forse. Si sente l'arancia. Vedete che c'è la scorzetta d'arancia, si sente. Quindi cioccolato e scorza d'arancia. Allora, sono ottimi, buonissimi, perché sono croccanti, cioè vi dà proprio la sensazione di mangiare un biscotto un pochino più goloso. Però, a gusto mio, di rosa, vanno meglio gli altri, perché a me piace, cioè non sono fan del sapore di agrumi come sottofondo ai dolci, quindi anche se si sente poco, non è fastidiosa come cosa, però se io dovessi scegliere andrei su questi altri, cioè ottimi, però per gusto mio personale andrei o su questi qua oppure proprio su questi Vita Mia, che sono un pochettino più. In realtà mi sono piaciuti tantissimo questi, cioè sono rimasta basita dal fatto che siano i meno calorici, però sono molto soddisfacenti. Alla fine a me le cose, vi ripeto, queste cose tra virgolette dietetiche,
Mi piacciono, non è che sono, non sono una che si deve mangiare il biscotto, perché a me, per esempio, non piacciono i frullini. Lo so che è brutto, bruttissimo dirlo, ma tipo mi possono piacere gli abbracci, ma quelli penso che piacciono a tutto il mondo. Però se devo prendere il classico frollino pieno di burro con, avete presente quelli rotondi, tipo quelli piacciono tanto a mio padre, non mi viene in mente come si chiamano, le macine. Quelle a me non piacciono, potete anche spararmi, però lo so, a me il biscotto a base di burro, là dove si sente il burro, non mi piace. Infatti non sono fan nemmeno dei biscotti quelli al burro che vendono. Stai facendo una bruttissima cosa, no? Non vi sto dicendo che vi voglio. Però diciamo che i biscotti al burro a me non piacciono. E vabbè ragazzi, io mo continuo a fare colazione, ma sto video è venuto lunghissimo, solamente che è più una cosa per parlare tra di noi. Vi mando un bacione, fate conto che è una specie di facciamo colazione insieme, vlog, video assaggi e tutto il resto. Vi mando un bacione, un pollicino in su se vi è piaciuto questo video e ditemi sotto se vi fa piacere vedere magari un facciamo merenda insieme, perché ho preso dei crackers nuovi della Doria, che non avevo mai visto, li ho trovati in offerta perché penso siano nuovi o perlomeno dalle mie parti non li avevo mai visti. Li abbiamo trovati ieri, quindi se vi fa piacere facciamo un video comparazione anche di quei due. E sono lo stesso marchio, però sono con dei semini, delle cose diverse, ecco, dentro. Quindi se vi fa piacere me lo fate sapere sotto nei commenti e nulla. Fatemi sapere pure quale vi piace di più di questi biscotti, se li avete provati insieme, se non, insomma, non li avete provati. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!